Da un'indagine sulle priorità di salute pubblica che vengono presentate oggi a Roma, emerge che i cittadini ritengono rilevante investire sempre di più in campo oncologico, in campo di malattie cardiovascolari e in campo di altre malattie croniche come il diabete. Inoltre i pazienti ritengono che il Sistema Sanitario Nazionale non ascolti molto, non tenga molto in opinione quanto dicano i pazienti e anche che ci sia una differenza tra nord e sud, tra le varie regioni, per quanto riguarda l'assistenza. Altro dato importante che emerge dall'analisi è che il medico di medicina generale, secondo i pazienti, dovrebbe prescrivere anche i nuovi farmaci innovativi. Qual è invece l'opinione degli esperti che si sono riuniti oggi qui a Roma appunto per parlare di salute globale? Ne abbiamo parlato con loro, sia con rappresentanti della medicina generale, sia con rappresentanti dell'industria, sia con i rappresentanti delle autorità competenti come l'AIFA. Le priorità, come sempre, sono quelle condizioni, non solo le malattie, ma le condizioni, a cominciare da quelle prevenibili, a quelle anticipabili, a quelle trattabili immediatamente e a quelle in cui è necessario dare assistenza al paziente. Perché questa differenza? Perché in realtà noi stiamo parlando di persone che si ammalano giovani, che restano ammalate a lungo e che diventano vecchie ammalate. Noi consideriamo l'ipertensione, che affligge un quarto della popolazione italiana, e sempre prima rispetto all'età, una delle condizioni più frequenti. Il 25% degli italiani ha l'ipertensione arteriosa, ma non è una malattia, è un fattore di rischio, quindi dobbiamo occuparcene prima possibile. Diabete, il cancro, che sta diventando una malattia cronica, le malattie respiratorie. Ma io penso che le priorità fondamentali siano l'accesso alle cure, che soprattutto nel mondo più povero non ci sono. Noi abbiamo un peso di malattie cardiovascolari pesantissimo. Soprattutto quello che a noi interessa è l'aspettativa di vita in buona salute. Questo è un discorso che riguarda malattie come quelle cardiovascolari, in cui uno può essere disabile per tanto tempo, ma anche le malattie neurologiche. Pensate all'Alzheimer. Ecco, questa, l'Alzheimer è una delle future epidemie, chiamiamole così, in cui ci sarà una disabilità molto importante, ma non solo per il paziente, ma anche per le famiglie. Noi sappiamo il peso e aspettiamo centinaia di migliaia di casi di Alzheimer nel futuro, non sto parlando di domani, e ancora non abbiamo in mano una terapia. Per questo ci vuole molta ricerca. Sicuramente al centro delle priorità ci deve essere la salute su tutte le decisioni politiche, ovvero non si può più prescindere da qualsiasi decisione politica nel tenere al centro quello che sarà l'impatto per la salute di tutti i cittadini. Analogamente importante è anche il discorso della gestione della cronicità. Noi in Italia siamo il secondo paese al mondo per longevità e ci dobbiamo porre il problema della longevità nell'ottica di quella che dovrebbe essere invece una buona notizia, ovvero l'invecchiamento in buona salute in un paese che brilla proprio per longevità. E il terzo punto è trasformare quella che è l'opportunità digitale in un'opportunità vera e propria, quindi non vederne soltanto i mostri e gli spettri, ma cercare di capire come dai big data avere un'idea ancora più precisa di quella che è la realtà e trasformare quella che è l'innovazione digitale in un supporto concreto, reale, nella vita di tutti i giorni, per tutti i pazienti e per tutti i cittadini.